що не стопи, що не саме врати! Bentornato, che età? Eccoci qua. Buon pomeriggio da Enzo Albino e bentrovati all'ascolto del radiogiornale di Radio Antenna Borgetto. Oggi apriremo questa edizione con una notizia che sta dell'incredibile. A quanto pare stanno battendo le più importanti agenzie di stampa. Stanotte è fuggito dal reparto di chirurgia dove si trovava ricoverato a seguito di una sparatoria il pericoloso pregiudicato palermitano Gaetano Scalici, nonostante fosse piantonato 24 ore al giorno dall'inizio del suo ricovero. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire dove si possa essere rifugiato il pericoloso ormai latitante, in quanto può contare su una rete fitta di fiancheggiatori. Naturalmente le forze dell'ordine e gli inquirenti temono che possa scoppiare una nuova guerra di mafia, visto la forza del gruppo comandato appunto dallo Scalici ormai in fuga da ieri notte. Adesso cambiamo notizia e... Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. E benvenuti, buongiorno. Per me è un piacere essere di nuovo in mezzo a tutti voi.
Gaeta, in giro ho sentito parlare molto bene di te. E io sono molto onorato di lavorare per te, per Canne Scalice e con tutti questi amici. E sento che sei di nuovo in giro, dobbiamo fare capire a tutti chi comanda veramente e chi è Gaetano Scalice. Agostino Scalia e i suoi uomini stanno facendo troppo casino in giro. Sono dei cani sciolti. Gaetano, da quando non ci sei più tu, si sono presi tutta la nostra attività. Anto, tranquillo, sereno, sono soltanto povere, che si dissolva al vento. Ben detto ragazzi, dovete stare calmi, tranquilli, sono quattro mocciosi, quattro ragazzini, quattro morti di fame che hanno questa mania di potere. Ora siamo un bello gruppo, ad Agostino Scalia, ci facevo pentolo di venno quando nasce. Non hanno dove andare questi morti di fame, adesso rimetteremo il giusto ordine in città e ci riprenderemo quello che è nostro. Sono solo dei morti che camminano. A me pare pure giusto. E Gaetano, abbiamo pensato a tutti. Oggi dobbiamo festeggiare il suo ritorno. Avete sentito a Michele? Fatemi un bel sorriso! Lo vedete quel quartiere? È proprio lì che secondo me Gaetano Scalici si muove indisturbato. Starà cercando di riprendersi il controllo del territorio e avrà trovato protezione tra i suoi amici. Pure io ne sono convinto. Lui si aggira qua dentro. Ma secondo me potrebbe essere ovunque. Sì, ma tutti gli indizi ci portano in questo quartiere. Comunque ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. Dobbiamo darci una mossa, che qua il tempo stringe. A questo punto non ci possiamo permettere di perdere più tempo. Comunque ragazzi, lo sapete tutti, io sono di poche parole. Muoviamoci. Gaetano, preparati che stiamo arrivando. Ragazzi, noi dobbiamo cercarlo e lo troviamo. Ma state tranquilli pertanto. Dopo la nuova situazione, il gruppo non è più compatto come prima. Dopo che ce lo siamo fatti scappare come fessi, adesso va cercato e trovato. Altrimenti va a finire che dichiara guerra a tutto il clan di Agostino Scalia. E noi non possiamo permetterci tutto questo, è vero? Vero. Carmela, io ti ho voluto vedere perché so che come in passato, anche oggi, tu mi sai aiutare. Gaetano, che c'è? Che succede? Che combinasti? Mi serve un posto sicuro, un nascondiglio dove potermi nascondere, perché gli sbirri mi stanno cercando ovunque. E dico i noti che devo un vero onore pigliarmi. So benissimo di cosa stai parlando, non dire altro. Tu hai bisogno di un posto sicuro. Sto pensando a Zupino, l'amico di tuo padre. Anche se lui è uscito dal giro, lui saprà come trovarti un rifugio per te. Io ti ringrazio come sempre. Grazie, vedi. Basta, non aggiungere altro. Zio Pino, non ho parole per ringraziarla oggi che ha deciso di aiutarmi. Mio padre lo sa, aveva una grande stima di lei e di sua moglie Fianca. Tuo padre era un grande amico per noi, anche io quando ho deciso di uscire dalla malavita. Allora posso dirti, fai come ho fatto io. Ma presto, decidi presto. È per questo che noi oggi ti stiamo aiutando. Ti daremo un appartamento, così tu puoi stare tranquillo. Qui ci sono tanti amici e non corri nessun rischio. E poi lo sai, il quartiere ti protegge. Ma tu, Gaetano, tu, figlio mio, mi devi ascoltare. Mi devi fare una grande promessa. Tu mi devi promettere che cambierai vita. E sei ancora in tempo. Questa non è strada che spunta e non ci sono mai lieti fini, mai. Prendi la tua ragazza che ti ama e scappate lontano. Lo so, signora Fianca, io con un po' di fortuna cercherò di cambiare vita, però prima ho da sbrigare gli ultimi lavoretti e poi partiremo via lontani da qui. Ce ne andremo via con Paola. Gaetano, fai come dice Franca. Io grazie a lei e al suo amore sono cambiato. Guarda, qua ci sono le chiavi e sono al secondo piano e ti serve per nasconderti nella tua stanza. Rifletti, ma subito. Va bene, ok, grazie. Siete delle persone preziose e rare, ascolterò i vostri consigli. Ci vediamo, grazie.
faccio, ma l'avete sentito che la mi conosco? Non so sapere come che di nuovo per avere. Ma pare sano. Ma l'avete capito che è riuscito a sfuggire con soldi di sbeffi da dentro l'ospedale? Ora sei che è venuto bello. Ma perché ormai che fai si può dare? Non conta più niente, non è più nessuno. Oh, ragazzi, basta! Ormai è rimasto solo! Quattro morti di fame, so! E poi non lo sa bene chi comanda. E adesso starà al suo posto. Però occhi sempre ben aperti, perché non si può sapere mai. Io saccio solo che qua qualche cosa non mi convince. Capo, in me va una scoppia una guiata. E beh, detto. Picciotti, da oggi occhi ben aperti, tutte. Presenti in tutti i punti di vista. È sabato, siamo tutti insieme, divertiamoci, dai, su! Cristian ha ragione, ragazzi, dobbiamo soltanto divertirci senza pensare ai problemi e dobbiamo semplicemente staccare la spina. Esattamente, dobbiamo essere belli, allegri, felici e spensierati dopo questa settimana di lungo lavoro. Siamo stanchi, anche se tu di allegro non hai nulla. Io lo so chi ha la testa lei, siamo sempre alle solite. Sei fossilizzata con la stessa persona. Non vedi quanto siamo belle, attraenti? Ti vuoi svegliare? A posto siamo. Grazie alla nostra amica Paola, entra in scena sempre il nostro mitico Gaetano Scalici. Non se ne può più. E smettila ora, per piacere, dai. Ragazzi, avete ragione, ma io cosa ci posso fare se non riesco a non pensarlo? Mamma mia, con questo Gaetano Scalici! Ma lo vuoi capire che futuro non te ne può dare? Che lo cerca anche tua madre! È ricercato da tutti, ma che vita ti può dare? A posto siamo, ci ha rovinato la serata a tutti ora. Ogni volta è sempre la stessa storia. Ma che dobbiamo fare? Adesso basta, ragazzi, dai, divertiamoci. Ci penserà Paola su da farsi e vedrete che farà la scelta giusta. Hai ragione. Giusto. Ben detto, adesso torniamo a noi e cerchiamo di goderci la serata. Sì, dai! Buongiorno, signora. Buongiorno. Spero è felice di rivedermi. Che si dice tutto bene. E allora andiamo al dunque. Le mie cose sempre pronte sono. Ma lei è di nuovo qua? Qui, come vedete, in carne ed ossa. Ma non lo sa che noi ormai qua trattiamo solo con Agostino Scalia? Da questo momento in poi, lei e tutti i suoi amici ve lo dovete scordare, se no. Gli affari si fanno soltanto con Gaetano Scalici. Ci siamo intesi, signori? Ben detto, spero ci siamo capiti adesso. Ma speriamo che ci siamo capiti. E allora, Rosario, gli amici del Sud America sono loro. Sono qua in carne ed ossa tutti per te. Oggi è una grande giornata, Gaetano, come trovi? È incantato, signorita Gaetano Scalici. È incantato? Don Alejandro, benvenuto a Palermo. Grazie. E allora, io con chi è che posso parlare per spiegare tutto in italiano e poi traducete in spagnolo? Tranquillissimo, Gaetano, ci penso io. Con loro parla pure di tutto ciò che desideri, poi me ne occupo io. Perfetto. Aspetta, facciamo capire che babbo ne abbiamo un parere. Se cominciamo. Oggi io ho un test di prova per gli amici del Sud America. Se questa qui sarà di loro gradimento, noi la faremo arrivare in quantitativi industriali in tutto il Sud America. Io lo so che a voi la roba non vi manca, però questa di qua è marchio Gaetano Scalici. Rapporto qualità-prezzo ottimo. Questo è per voi.
A chi? Hai la prova dello che tiene. Podemos provarla. Il cielo che stiamo buscando, come ellos aseguran, se encargarán de traernos toda la cocaína que queramos sin ningún problema, con calidad y precio excepcional. Pero aquí las decisiones más importantes las tomo yo. Y si es verdaderamente buena, como aseguras tú, Gaetano Scalici, haremos negocios por un largo, largo tiempo, eso te lo aseguro. Stefania sta dicendo che, se quello che dici corrisponde a realtà, si faranno affari per lunghissimo tempo. Perfetto, perfetto. Amigos, para mí podemos hacer negocio de oro, Gaetano Scalici. Bueno. Don Alejandro, noi faremo grandi affari. Affari d'oro, Gaetano Scalici, affari d'oro. Perfetto. Mi abbiamo chiamato perché tempo fa sono successe delle cose molto gravi. E adesso penso che sia arrivato il momento di comunicarvelo. Quel malvivente di Scalici è venuto qui nella nostra azienda. Ci ha imposto di pagare il pizzo e noi purtroppo, come tanti altri, abbiamo dovuto accettare. Dopodiché le somme crescevano, crescevano sempre di più, fino a che non siamo riusciti più a pagarlo. E ha tentato a questo punto di uccidermi. Ora io, grazie a Dio, sono rimasto vivo. E non penso che potrebbe capitare un'altra volta. E sapere che sto bastardo è tornato in libertà perché è riuscito a scappare, uno, mi dà un enorme fastidio. E dopo, se lui ritorna ancora qui a chiederci il pizzo, come faremo? Mio fratello ha ragione. La nostra famiglia vive nel terrore e nella paura. E dopo quello che è successo a lui, noi vogliamo una scorta, vogliamo protezione. Perché noi mettiamo la faccia. State facendo benissimo a parlare e a raccontarci tutto. Altrimenti abbiamo sempre le mani legate. E se non ci raccontate le cose come stanno, altre persone come voi non possono essere aiutate. Appunto, sì. Sappiamo tante cose di questo Scalici. Sappiamo sempre cose più gravi. E deve essere catturato al più presto. E faremo tutto il possibile. Grazie. Quello che vi dico è di restare tranquilli. Stiamo facendo il possibile. Siamo sulle sue tracce. Thank you.
Alfa non ci conosci. Lo sai bene chi siamo, bastardo. Hai perso la memoria. L'amico nostro lo sa benissimo chi siamo. Fa finta di non conoscerci. Tuo fratello ci conosce bene, ma forse tu non ricordi la faccia di Gaetano Scalici. Dovete lasciarci in pace. Ormai la polizia sa tutto e avete le ore contate. Gaetano, scendi, vado al nostro caro amico imprenditore. Ci penso io per il suo pezzo in mente, lo vedo io. Uveretto, se un pezzo in me hai da, se come a tua frate, vi piace parlare di chi sbiglia, eh? Vi piace io? E ora te posso fare a fine chi da confici tua frate. Uccidimi, ne vi assicuro che la vostra vita sarà peggio della mia morte. Agni adesso che fino va a te. Ma c'è una maso. Per favore. Ciao Nicole. Ciao Imma. Ciao Gioia. Ciao Imma. Nicole, ma chi sono questi due? Tu li conosci? No, zia. Sono la mamma di Alessandra. Ho fatto velocemente per venire a prendere la bambina perché oggi volevo che passassero una giornata insieme a studiare e a giocare. Nicole, ma io non me la ricordo. Ma che stai dicendo? Ma come no? Agostino non mi ha detto nulla. No, veramente no. Ma siamo alle solite. Chi con tutti chi fare chiave ogni buata. Nemmeno vi ha avvisato, però qua c'è il telefono e ci puoi anche chiamare. Ma tu hai capito già. Zia, con la mia amica Alessandra è da tanto tempo che pensiamo di passare una bella giornata insieme. Sicuramente ci divertiremo. Tu stai tranquilla e vai a casa. Poi ci vediamo stasera. Bene, bene. La riaccompagno io, tranquilla. Dal momento in cui tuo fratello ti ha detto così, divertiti e mi raccomando, studia. Andiamo, ciao, Gioia, dai. Ciao, mi ciao. Stai serena. Va bene, ciao. Caro Fiddo, compa, Fiddo fa. Speriamo che ne finisce buono con questa piccerita. Tu sai, io non ero qua da pigliare questa piccerita. Contento io, contento tu, in casa. Sì, come stai, Nicole? Nicole, ti ho portato il telefono così puoi chiamare tuo fratello Agostino. Ok, va bene, ora lo chiamo. Ma quando finisco di parlare al telefono con lui, per favore, possiamo ritornare a casa? Mi sto annoiando un sacco qui. Ma non c'è neanche Alessandra, mi aveva detto che veniva. Dov'è? Oppure tanto freddo? Tranquilla Gioia, che adesso per il freddo ci penso io, ti prendo la copertina. Invece per quanto riguarda tuo fratello, se farai il bravo, lui tornerà a casa presto. Aspetta, ti prendo la copertina. Ecco qua, copriti già, dai. Copriti, copriti. Ok. Ah, prendi il telefono. Ciao Agostino, sono io, Nicole.
Sono qua con i tuoi amici Gaetano e Anna. Mi sto annoiando molto. Voglio tornare a casa. Dammi. Amico mio carissimo! Grande! Loro sono amici. Adesso ti riaccompagniamo a casa. Tu stai serena, ok? Se ne sono attrezzato con me, ciao, già fece la trova. Ora gira pure che si è andato con le sudamericane. Ma quello che devo fare è più. Ma sono le cose! Come mettiamo, amore? Questo che quando è scappato, non si può tenere più, è incontrollato. Ora sai che qua sono le rosse. Signore, oggi è per questo che siamo qua. Per lo sai quello tutto il suo casino. E ci vuole. Affediamoci alla donna tua, così apriamo queste chiacchiere. Intanto, siamo calme. Bisogna avere sangue freddo quando ci sono le cose tristi, ghiacciato, tipo il gelato. Però vi offro una considerazione. Ma secondo voi, mio figlio Agostino, che fa? Si presenta come un cagnolino, una pecorella smarrita, a Gaetano Scalici? Chi piccio le tema? Giovanni, tu l'hai capito perché ti ho mandato a chiamare, vero? Tu mi devi fare una cortesia, mi devi alleggerire un po' di lavoretti. Già come ben sai, capisci lì, da ci stiamo pensando noi. Con gli esercizi commerciali abbiamo ripreso alla grande e adesso pazzo che te ne occupare tu. Perciò capisci lì, tutto bene. Questo è il momento giusto, gli fai il bel piccio. Appena avevamo in mano, a suo frate, ci facciamo una bella fiesta. Allora, per quanto riguarda la droga, già ci ho pensato io. Ho trovato le persone giuste. Se tutto va per il verso giusto, siamo a posto per una volta e per tutte. Ma capisci, vero Gaetà? A posto, Giovanni, vedo che ci capiamo a meraviglia, a mezza parola. Ok. Tutto a posto? Tutto bene, grazie. Sono così felice di vederti. Ma dimmi di te. Io potrebbe andare meglio, lo sai qual è la mia situazione. È questo. Ma dimmi, adesso sono ansioso, ma Paola ti parla mai di me? E come sta? Cioè, mi pensa? Ti parla di me? Sì. Allora, come ti accennavo, domani mattina voglio vederla alle 10 al santuario di Romitello. Mi fai sapere se ci sarà? Ma certo, certo. Domani vi vedrete dove tu vuoi. Io conosco Paola, come sai, da quando era bambina. Per cui, sin da adesso, ti do una risposta certa. Vi vedrete nel posto in cui tu desideri. Domani mattina, alle 10 in punto, vi vedrete al santuario di Romitello. Ok, mi fido di te e grazie sempre, eh?
se vuoi anche bene, no? Qui, là. Salve ragazzi, benvenuti alla sorgente. Salve. Qui sono i nostri menù. Grazie. Io sono a vostra completa disposizione. Se volete qualche consiglio su qualche piatto tipico della casa, chiedete pure a me. Io direi di iniziare con un ottimo antipasto, che sono i giustici a tavola, e di continuare con un primo molto richiesto dei nostri clienti, che sono il rigatone alla sorgente. Ah, per me va benissimo. Tu? Ma per me anche, io direi, per me va bene, anzi lo sai che ti dico, fai direttamente tu, noi abbiamo un certo appetito, facci mangiare bene. Esatto. Ci penso io, che ti muore mani. Grazie. Ok, grazie. Voi. Paola, Gioia, allora, siamo a noi. Oggi abbiamo passato, almeno io ho passato dei momenti bellissimi, però prima ho da sbrigare alcune cose e ancora delle situazioni, ma poi ti prometto che saremo felici. Poi c'è anche la problematica di tua madre, non ci dimentichiamo questo. Cioè non accetterebbe mai me e la mia posizione in qualità di Gaetano Scalici. Dunque ce ne dobbiamo andare lontani, Gio, ce ne dobbiamo andare lontani. Anch'io sono felicissima di vederti, ma tu non puoi chiedermi questo. Non puoi venire così dal nulla e chiedermi di lasciare tutto e tutti. Mettiti un attimino nei miei panni. Mia madre indaga su di te. Tu non so in che giro ti sei messo, io non lo so. Sono confusa, adesso ho bisogno di pensarci. Non lo so. Va bene, ok, che ti devo dire, Paola? Io ti amo. Pensaci bene. Fai tu. Ci penserò. Ok. Abbiamo perso troppo tempo. Vedi cosa ci devi dare. Così Gaetano è felice come sempre. Senta a me, lasci che dove andare a dare, quando avevamo tempo di perdere. Va bene, provvedo subito, però Agostino Scalia ci aveva detto che nella nostra zona ci pensava lui. Agostino Scalia? Te la sto dando, capizia? Piccio, molto capissimo perché vi chiamava, è vero? Un baitone piccolo non ne vuole niente, perché i soldi li devono dare ad altri amici e noi abbiamo capito chi sono questi amici. Pensateci voi, che bello avete capito quello che dovete fare. Sono qui, vai. Carmela, ed eccoci qui. Gaetano, Giovanni, vi stavo aspettando. Come potete vedere qui, la richiesta è tanta e certe volte i ragazzi non si possono tenere. Ecco a te, come richiesto. Mi fa piacere che gli affari vanno sempre alla grande e si lavora bene. Questo è per te. E questo è per te. Perfetto. Carmela, tutto a posto. Fatti sentire a più presto. Sarà fatto. Carmelo, ci vediamo. Che stai facendo? Ho preso di qui apposta, perché ho bisogno di un po' di tranquillità. Vabbè. E tu inizi a fumare qua? Mi fermo, il tempo che sto un po' qua e poi ripartiamo. Ah, fai sul cuo parte.
Allora, non sei contento di stare oggi insieme alla mamma? Una giornata di relax in questo posto meraviglioso, tu ed io? Dopo tanti giorni di impegni, tu con lo studio e io con il lavoro. E invece che cosa succede? Sei triste, non parli, non ti diverti. Marco, ascoltami. Che cosa c'è che ti turba? Veramente, mamma? Non lo so, non vorrei sbagliarmi. Ma Paola in questi giorni mi fa sentire un po' triste. Basta, basta, non voglio più parlare. Non mi va. No, vieni qua, ascoltami. Tu alla mamma devi dire sempre tutto. Lo sai che della mamma ti puoi fidare. E se sai qualcosa di Paola, me lo devi dire, perché insieme possiamo aiutarla. Va bene, mamma. Come dici tu, ultimamente Paola è triste perché crede che Gaetano, il ragazzo di cui è innamorata, venga arrestato e lei non potrà mai più vederlo. Me l'ha detto lei un giorno che piangeva e io gli ho chiesto perché. Ma come devo fare con tua sorella Paola? Com'è che non riesce a liberarsi di questo ragazzo? Lo capisci che Gaetano è un soggetto pericoloso per sé e per gli altri? Lo vuoi capire che insieme possiamo aiutarla? Almeno tu da grande, per piacere te lo dico, innamorati di una persona normale. Detto come sempre. Ma se non la conosco. E che succede? Che è? Ma chi sei? Ma che volete? Non faccio lo spirito. Chi da già non mi sa da mettere? Che fa? Mi piaccio, forza. Belli sti braccia, non è esattamente belli. Monteriano. Forza. Pezzo di merda, state. Se io oggi parlo, e sottolineo se, è solo esclusivamente perché di mezzo c'è una bambina e i piccinetti non si toccano. E sto parlando della sorella di Agostino Scalia. E voi non avete idea di quello che succederà domani. Ti raccomando alla bambina. Appena si è fatto lo scambio, prendi la bambina, prendi la macchina, scappi via e avvisi gli uomini, hai capito? Hai dei dubbi? Lo sai che faccio bene il mio lavoro, quindi devi stare tranquillo, Nicola è al sicuro. Oggi Gaetano Scalici andrà all'inferno.
Agostino Scalì, hai finalmente acceso il rivede. Vieni avanti senza fare scherzi. Tranquilla che non ti succede niente. Polizia! 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 Sprecata è un filo grigio che si perde dentro la trama colorata dell'universo. Può darsi che non siamo responsabili per le situazioni in cui ci troviamo oggi, ma di certo lo diventeremo se non facciamo nulla per cambiarla. Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo in cui viviamo. Dentro di noi abbiamo già tutto il potere e la forza di immaginare le cose migliori di quelle che sono e di attuarle. Basta crederci. Ogni giorno della tua esistenza, quello che pensi, quello che scegli, quello che compi, sarà ciò che diventi nel tuo futuro. Non puoi tornare indietro a cambiare l'inizio, ma di certo puoi iniziare dove sei e cambiare il finale. Non potrai mai scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la spiaggia.